Se credete che la fine del mondo arrivi il 21 dicembre del 2012, beh, la cosa migliore che potreste fare è di riempirvi di debiti, perché in questo modo non li pagherete mai. Se invece non ci credete, ascoltate il servizio di Lorenzo Pinna che vi spiegherà perché questa profezia non può avere alcun senso. Se digitate in italiano sul motore di ricerca Google dicembre 2012, otterrete 1,6 milioni di risultati. Se lo digitate in inglese, più di 109 milioni, perché per il 21 dicembre 2012 è prevista niente meno che la fine del mondo. Un pianeta sconosciuto si precipiterà nel nostro sistema solare seminando un caos che distruggerà la Terra. Oppure gigantesche tempeste solari provocheranno terremoti e eruzioni vulcaniche. A meno che un perfetto allineamento fra Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno non scateni una bufera gravitazionale sul nostro pianeta. Tutto sembra cospirare per fare del 21 dicembre 2012 l'ultimo giorno della Terra, esattamente come predice il calendario Maya. L'Apocalisse del 2012 è una balla. Superquark vi spiega perché. Nessuna catastrofe, nessuna apocalisse. Che dire allora di un misterioso pianeta chiamato Nibiru, che ogni 3600 anni arriverebbe nelle parti più interne del Sistema Solare seminando lo sconquasso? Naturalmente non si può escludere che oltre l'orbita di Nettuno, ai confini del Sistema Solare, ci sia qualche corpo celeste di grosse dimensioni. Ma che dire delle sue ipotetiche visite dalle nostre parti? Possiamo stare tranquilli che un corpo celeste di questo genere, in queste dimensioni e con questa orbita all'interno del Sistema Solare non esiste. Ne avremmo già osservato gli effetti, le perturbazioni sugli altri pianeti più interni e questo non è successo. Siamo allora salvi? Non ancora, perché altre tre minacce ci attendono per il 2012. Un allineamento di tutti i pianeti del Sistema Solare non potrebbe scatenare delle violente maree gravitazionali in grado di sconvolgere la Terra. L'ultima volta che quasi tutti i pianeti si sono, se non allineati, raggruppati, è stato alla fine degli anni 70 del secolo scorso. Ma non è successo niente. E non possiamo nemmeno dire che stiamo precipitando verso il centro della galassia. Il movimento del Sistema Solare nella galassia è noto e non ci stiamo dirigendo verso il suo centro. E comunque, anche se questa fosse la direzione, ci metteremmo decine di migliaia di anni andando alla velocità della luce. Non se ne parla proprio di incontri con buchi neri galattici per il 2012. Rimane un'ultima insidia a cui si aggrappano i fan del 2012. L'inversione dei poli magnetici, un fenomeno che potrebbe privare la Terra di quello scudo magnetico che ci protegge dal vento solare, particelle nucleari che il Sole lancia di continuo. È vero che la Terra ha invertito nel corso della sua storia i poli, mettendo il nord al posto del sud e viceversa almeno 400 volte negli ultimi 300 milioni di anni. Ma delle 400 ipotetiche grandi catastrofi provocate dalle inversioni magnetiche, non se ne trova traccia nel passato del nostro pianeta. Possiamo star tranquilli. Nessuna apocalisse ci attende per il 2012.